come un bufalo ferito. La storia è un'illusione di V.B. Pietro l'andava scrutando come un bufalo ferito e a un tratto gridò: «Che colpa ha la mia bambina, maledetto, figlio del demonio? Volevo che tu soffrissi nel vederla così trattata per vendicarmi delle insolenti parole che mi rivolgesti, servo della gleba. Ho ben raggiunto il mio scopo. Vuoi inginocchiarti? Fammi prima liberare. Mi inginocchierò, perché non voglio vedere mia figlia soffrire». «Cede», pensò il conte, e ordinò a un armigero che Pietro fosse liberato, mentre un altro gli puntava la spada sul petto, se mai osasse ribellarsi. Ma appena liberato, Pietro si gettò, incurante di ogni rischio, come un felino selvaggio sul conte, e gli afferrò il collo gridando: «Muori, uomo malvagio e infame, generato dal demonio cui assomigli!» Stava per ucciderlo quando la spada dell'armigero lo raggiunse di punta sul braccio. Pietro lasciò la preda e fece un passo indietro, guardando come una tigre che difende i suoi piccoli, quella gente malvagia e senza Dio. Si mosse per correre da Laura semisvenuta, quando i due armati gli furono sopra, l'immobilizzarono e lo gettarono in ginocchio davanti al conte. Pietro si divincolò inutilmente e sputò ai piedi del suo signore. Se Ruggero allora dato un calcio in viso al servo della gleba, ordinò che fosse di nuovo incatenato e Laura di nuovo frustata. I suoi ordini furono eseguiti. Mentre Piero fremeva fra le catene, la giovane, fra grida strazianti, ricevette altre 3 dolorosissime frustate e presto svenne. Ser Ruggero ora vedeva il viso di Pietro rosso come il fuoco, bagnarsi di lacrime e la sua lingua convulsa fra le labbra, il petto alzarsi e abbassarsi come un mantice. I suoi occhi neri come il carbone schizzavano dalle orbite e fissavano il conte con un odio intenso e smisurato. Pietro abbassò il capo e Ser Ruggero mantenne per qualche istante la visione di quei tremendi occhi neri. Si avvicinò al prigioniero, gli alzò il capo e lo chiamò: «Pietro!» Il servo della gleba non rispose, era svenuto. «Dolce è la vendetta», fece il conte. «Hai ben sofferto, non è vero, Pietro?» Poi disse a un armato: «Fa che il braccio sia medicato e riconducilo in prigione». Commenti. All'inizio del nostro viaggio coscienziale, noi avanziamo con il nostro io, con il nostro egoismo, che per i maestri immateriali è l'unico demone esistente. Vivere senza Dio è impossibile, perché Dio è il tutto uno assoluto. La parola ateo è una delle parole più illogiche del vocabolario, che i maestri consigliano di sostituire con la parola materialista. Tutta la storia parla di prigioni, ma la vera prigione è la nostra evoluzione ancora insufficiente. Ogni pietra della nostra prigione corporea ha la sua storia evolutiva. Ogni cellula ha il suo avvio, ogni atomo dà il suo contributo. Ognuna di queste riduzioni nutre la nostra coscienza. A nostra volta, di tutta questa polvere, noi facciamo la nostra vita attuale e lo scambio prosegue di forma di vita in forma di vita e di sentire in sentire.